Partita di Mazzara con Carlo Misilmeri terminata 0-1 nei minuti di recupero. Siamo con il tecnico del Misilmeri, Salvatore Utro. Allora, mister, una vittoria pesante su un campo difficile. Finora solo l'Acragas era riuscito a strappare via i tre punti qui al Nino Vaccara. Innanzitutto, che partita è stata? Una partita di grande ritmo. Sapevamo di venire qua, non era facile, perché è una squadra... Il Mazzara è una squadra che mette grande ritmo, va sempre in verticale, ha giocatori attaccanti molto veloci, bravi a prendere il tempo, bravi sulle seconde, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile sotto questo punto di vista, però devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno tenuto il campo da grande squadra, fin dai primi minuti fino alla fine, quindi faccio i complimenti a questi uomini perché stanno dimostrando grandissima partecipazione, e noi, considerato che abbiamo fatto tre partite in una settimana, e quindi non era facile a livello nervoso, però il gruppo ha risposto alla grande, e soprattutto sapevamo che venire qua bisognava fare una grande partita sotto l'aspetto dell'atteggiamento e soprattutto dimostrare che avevamo grande forza e voglia di portare a casa il risultato. Mister, a mio avviso ne è venuta fuori una gara molto vivace, con giocata con grande intensità da entrambe le formazioni, che non si sono risparmiate fino alla fine. L'episodio decisivo al 97esimo con il gol di Costantino che vi regala tre punti pesanti, ci avete creduto di più? Siamo venuti qua per vincerla questa partita, perché sapevamo che era importante per noi a livello mentale venire in un campo difficilissimo, una squadra in grande condizione, riuscire a vincere una partita così difficile per noi era importante a livello mentale, quindi l'avevamo preparata per quella. Poi sappiamo che nel calcio gli episodi possono essere determinanti, sono stati a favore nostro perché l'abbiamo vinta, però dico che l'abbiamo vinta con merito, non abbiamo vinto una partita perché abbiamo creato un episodio, abbiamo vinto la partita perché, oltre a crederci, siamo stati in campo e siamo stati vivi, abbiamo, penso, concesso pochissimo al Mazzara e l'abbiamo limitato nella sua forza, che era quello delle verticalizzazioni, del ritmo, non abbiamo mai concesso la profondità, perché il Mazzara sapevamo che aveva dei giocatori forti in profondità e poteva creare dei problemi. Sapendo che c'era da soffrire, bisognava stare dentro la partita, perché era fondamentale riuscire a stare dentro questa partita, e l'abbiamo fatto con grande personalità. Non posso non chiederlo, l'episodio del gol, tante le proteste per una presunta posizione di offside da parte di Costantino. Ma penso che meglio di noi, il migliore di tutti, è la posizione dei guardialini, perché parte da un calcio da fermo, era posizionato, non era neanche in corsa, non stava scappando dietro, era in posizione, visto partire la palla, l'ha vista arrivare. Chi meglio di lui lo poteva vedere? Nessuno. Quindi accetto tranquillamente la decisione della terna, se l'ha vista così è giusto così. Al di là dell'episodio, per quanto riguarda gli obiettivi del Misilmeri, è una vittoria che vi rilancia all'inseguimento dell'Acragas, se non sbaglio non è andata oltre il pari, oggi accorciate nei confronti della capolista. Ma non è una questione di rilanciarsi, noi sappiamo che è un campionato durissimo, noi dobbiamo fare il nostro percorso. Dobbiamo fare il nostro campionato, pensare sempre alla partita che viene dopo senza allungarci col pensiero, perché non fa bene alla testa, sapendo che questo campionato è composto da squadre forti, da squadre forti, da squadre che ancora non hanno perso una partita, perché oltre a noi non aver perso una partita aggiungiamo Acragas, aggiungiamo Enna, aggiungiamo Mazzarese, sono club costruiti per vincere, che allo stato attuale non hanno perso una partita. Quando vai a vedere che in testa alla classifica le prime 4-5 squadre, 4 non hanno perso una partita, va a spiegare il grandissimo equilibrio che ci sarà di qua fino alla fine. Quindi noi dobbiamo tenere botta, ma dobbiamo correre per noi stessi e ogni volta metterci in discussione guardando il primo obiettivo.